Oggi andremo a testare una bottiglia di vino bianco DOC dell'annata 2016 prodotta dall'azienda Teo Costa. Questo è un vino bianco senza solfiti, ma andiamo a vedere tutti i dettagli durante il nostro test. Già guardando l'etichetta è possibile capire la filosofia alla base di questo vino, e cioè la naturalità data dall'assenza di solfiti nel processo di vinificazione. Il tappo è un agglomerato e non presenta segni visivi o olfattivi di muffe, né presenta segni di fuoriuscita del liquido, quindi sicuramente non è stato alterato il vino contenuto nella bottiglia. Il colore è giallo paglierino scarico, con viscosità elevata e un'ottima trasparenza, quindi questo vino possiede una buona stabilità proteica. Appena versato è evidente la presenza di bollicine, sintomo di una possibile rifermentazione dopo l'imbottigliamento. Appena versato si avverte una sensazione che ricorda la mela cotta, però con la rotazione del vino nel bicchiere e una buona ossigenazione emerge uno spiccato aroma di uva passa, frutta candita e di cedro. Dopo l'assaggio, in bocca, conferma la presenza di anidride carbonica, valutata già durante l'analisi visiva. Comunque, questo è un vino che non è sicuramente squilibrato, anzi, in bocca risulta morbido e rotondo, con sensazioni tendenti al dolce e lunga persistenza. Quindi questo vino è ideale per le persone che sono intolleranti alla solforosa, può essere abbinato con formaggi o con dolci. Mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale, alla prossima, ciao!